Un minuto con Padre Pio da questi luoghi. Siamo tra la sacrestia antica e l'ingresso del convento. Perché qui? Perché qui nel 1923 ci fu un incontro importante e significativo per una donna. Si chiamava Giovanna Rizzani e per l'incontro con Padre Pio che veniva proprio da quella porta e attraversò questo corridoio e si fermò qui. Giovanna dice che questo corridoio quel giorno era gremito di persone, sia da un lato che dall'altro, che aspettavano Padre Pio che passasse, ecco, e che andasse verso la clausura. Ma di quello che noi vogliamo parlarvi è quello che accadde il 18 gennaio del 1905. Padre Pio, ovvero Fra Pio da Pietrelcina, era a Sant'Elia Pianisi. Ed ebbe questo straordinario dono della bilocazione. Possiamo parlare della prima bilocazione, ovvero prima do bilocazione documentata di Padre Pio, perché lui attesta quello che gli accadde in quel 18 gennaio del 1905. Mentre mi trovavo in coro con Fra Anastasio, erano circa le ore 23, mi ritrovai lontano in una casa signorile, dove il padre moriva mentre una bimba nasceva. Mi apparve allora Maria Santissima che mi dice: "Affido a te questa creatura. Come sarà possibile se io sono ancora un povero chierico e non so se un giorno avrò la fortuna e la gioia di essere sacerdote?" chiese Padre Pio quindi. "Ed anche se sarò sacerdote, come potrò pensare a questa bambina, essendo io molto lontano da qui?" E la Madonna soggiunse, scrive Padre Pio: "Non dubitare, sarà lei che verrà da te, ma prima la incontrerai in San Pietro." E dopo di ciò, scrive Padre Pio, mi sono ritrovato di nuovo in coro con Fra Anastasio. Ecco, questo è un racconto di quello che accadde, forse qualche giorno prima, ma lui lo scrive, lo descrive il 18 gennaio del 1905. Lui si trova così, mentre era in coro, a Udine, in un palazzo di Udine, in via Deciani, dove un padre moriva e la figlia nasceva. Il padre era il marchese Giovanni Rizzani, Giovanni Battista Rizzani. La mamma era Leonilda Serrao, che stava per partorire. Infatti, la donna che era al capezzale del marito, che stava proprio per esalare l'ultimo respiro, era in stato di gravidanza avanzato. Quella notte sentì abbaiare i cani nel cortile, quindi cercò di calmarli, ma proprio in quel momento le doglie si fecero sentire sempre più forti. Era arrivato il momento del parto. Si fece aiutare alla buona dall'unica persona che era in casa, il Castaldo, l'amministratore della famiglia, e riuscì a partorire. Il parto andò bene, giusto il tempo di prendere questa bambina tra le braccia e portarla dal marito, farla vedere al marito, che in quel momento, dopo qualche minuto, spirò. Proprio la donna, nelle sue memorie, racconta che quella notte vide tra i corridoi, proprio durante il travaglio, vide un frate, un aspetto bellissimo, un bel frate che si aggirava nei corridoi della casa. E poi scomparve. Che cosa era accaduto? La stessa Giovanna Rizzani, in questo racconto, ormai adolescente, si trasferì con la mamma a Roma, aveva dei dubbi sulla fede. Volle risolvere questi dubbi andando in San Pietro a chiedere, ecco, un consulto e una direzione spirituale con qualcuno all'interno dei confessionali, che trovò tutti vuoti, stranamente, ma trovò un frate con cui ebbe una bella chiacchierata, si confessò da lui e cercò di dissipare questi dubbi, ma che in realtà non riuscì. L'anno successivo, 1923, in questo luogo, questo suo impulso misterioso di venire qui a San Giovanni Rotondo perché ne sentì parlare. Venne qui, lei lo descrive questo luogo. Padre Pio stava uscendo dalla sacrestia antica attraverso questo corridoio. Lei riuscì a trovare, scrive, un posto in prima fila. Padre Pio, mentre passa, la guarda e le dice: "Tu sei Giovanna, sei nata il giorno in cui è morto tuo padre, ti aspettavo."
Al che la donna rimase quasi pietrificata, perché le cose che gli spiegava e che gli aveva detto erano tutte vere. Poi andò via Padre Pio. Il giorno dopo Giovanna tornò qui a confessarsi. Nella confessione si raccontarono e Padre Pio le raccontò che era lui quel frate che si trovava a Roma e che ebbe modo di parlare sui suoi tormenti sulla fede. E da quel giorno Giovanna divenne figlia spirituale di Padre Pio. Padre Pio la fece terziaria col nome di Sor Jacopa. Infatti fu proprio l'unica donna che assistette, possiamo dire proprio così, ma in bilocazione alla morte di Padre Pio, quella notte tra il 22 e il 23 settembre del 1968.